tutti, io sono Martina, benvenuti in questo nuovo episodio di The Sims 4. Siamo tornati dalla nostra Jessica Mancini, si è svegliata oggi, è a casa, infatti non lavorerà sia oggi che domani. Insomma, ho visto che più o meno insomma, vi sono piaciuti gli scorsi episodi. Allora, oggi ho in mente di uscire con il club perché nello scorso episodio abbiamo visto che è iniziato a far parte, o forse già dal primo episodio, ha iniziato a far parte di questo club chiamato Crème de la Crème, che insomma ci sono Clara, Mila, Ugo e insomma vorrei fare, insomma Jessica vorrebbe fare la loro conoscenza perché giustamente facendo parte di un club. È giusto che... Madonna, sono già le 12. Allora, aspetta. Non so perché ci sta mettendo una vita per farsi la doccia. Basta. Ok, pranza pure. Benissimo. Appunto. A sto punto potremmo uscire. Sì, dai, facciamo così, così. Siamo a posto. Ok, aspettate. Ok, allora. Dicevo... lei fa parte di questo gruppo, questo club, dove insomma si adorano cucinare, mangiare e insomma preparare delle bevande. E, insomma, ha colto l'occasione giusta per iniziare a far parte di questo club. Quindi adesso andremo a mangiare appunto con loro, magari andiamo proprio nel ristorante dove lavora Jessica, visto che oggi è a casa dal lavoro, non lavora come lavapiatti, giusto? Sì, capo lavapiatti, visto che oggi è a casa appunto potremmo andare nel suo ristorante, insomma, per far vedere ai suoi amici che comunque lavora in un ristorante, lavora in questo determinato ristorante e insomma, questo è. In più, nello scorso episodio... Mi avevo detto che forse, non mi ricordo se l'avevo detto, comunque avrei iniziato a piantare. Facciamo intanto raccogli tutto, perché questi qua sono utili nel nostro frigorifero. Appunto, ho creato questo piccolo giardinetto dove ho piantato del prezzemolo, del basilico, dell'uva, degli spinaci e dei funghi. Purtroppo però, ovviamente loro hanno delle stagioni, chiaramente, no? E quindi insomma prendiamo quello che arriva. In più ho trovato del banano, ma non gliel'ho fatto ancora piantare. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto il nuovo vicino che abita esattamente qua di fianco e si chiama Luca. Esatto, Luca Morosini fa parte appunto del nostro vicinato e abbiamo già sviluppato l'amicizia. Appunto, siamo andati a casa sua, abbiamo visto insieme la prima stagionale televisiva, Il Trono di Lama, avevamo visto, e poi, insomma, il giorno dopo si è presentato a casa nostra, quindi c'è stato uno scambio reciproco, insomma, di amicizia o comunque di relazione, di interesse, diciamo. Abbiamo scoperto che anche Toby fa parte della sua unità familiare e abbiamo appunto scoperto che è un amante dei cani, appunto per questo ha insieme Toby ed è un amante della famiglia. Abbiamo scoperto che è un atleta e lavora per l'altra squadra sportiva, quindi lavora in una squadra di calcio, immagino, o comunque di football e niente, fa parte del club Forte dei Forti, infatti si vede che ha una stazza abbastanza importante, quindi adora, diciamo, il suo aspetto fisico. Visto che è l'una e sicuramente mangeremo alle 4 del pomeriggio, direi che potremmo uscire con il nostro club, riunendoci al ristorante dove, alla taverna dove lavora Jessica. Perfetto, eccoci qua. Lei ha una fame tremenda, quindi direi di ordinare subito un tavolo. Siamo in 4, quindi direi che questo qua va più che bene, così stiamo belli comodi. Ups. Ok, quindi chiediamo un tavolo. Non so se mi ha preso. Sì, l'uscita come un raduno. Perfetto. Vai, vai a chiedere subito il tavolo così ci possiamo sedere. Dunque, mi pare di avervelo già detto, ma questo... Ah, c'è anche fuori. Però fuori c'è abbastanza freddino. Sì. Diciamo che stiamo dentro, visto che qua a Windenburg fa sempre freschetto, possiamo stare all'interno e questo lotto
l'ha costruito, l'ho scaricato dalla galleria, l'ha costruito Carly and Curious. Ah, c'era anche di qua uno, ma ce l'hanno fregato, diciamo. Perfetto, direi che possiamo accomodarci tutti e fare la loro conoscenza. Vieni, accomodati, Jessica, dai. Perfetto, e ordiniamo subito per il tavolo. Ovviamente offriremo noi, ma non so se abbiamo tutti questi soldi per offrire, però dai, speriamo di arrivarci. Luca! Ah, uno sleepover. Magari non oggi. No. Però è già tanto che insomma ci ha chiesto di uscire. Allora, io direi di andare. Vediamo intanto le porzioni che cosa hanno. Portate principali, ok, hanno di tutto. Un bei gnocchi alla noce. Direi che Jessica e... Ragazzi, perdonatemi, ma i nomi non me li ricordo. Poi delle polpette per Mila, mi sembra le schiami. E un carré d'agnello per Ugo. Quindi direi che un bel rosso per tutti ci sta e andiamo su quello che costa di meno perché purtroppo non ho tutti questi soldi. Infatti andiamo a 82 simoleon. Perfetto, quindi ordiniamo e andiamo subito sull'amichevole. Chiediamo della carriera a tutti. Chiedi della carriera e... Amichevole, chiedi della carriera. Jessica, penso che Clara è fornitrice di catering. Ah, quindi è anche nostra collega. Perfetto. E Mila, anche lei è fornitrice di catering. Ma dai, ma sono tutte colleghe? Ma davvero? Abbiamo scoperto che sono colleghe. Ma dai, che bella sta cosa. Ugo invece va ancora al liceo. Che bello però. Che bello, che bello. Ok, allora dai, amichevole, chiacchieriamo un po', chiediamo della loro giornata, insomma, di quello che hanno fatto questa mattina, di cosa si usa fare di solito durante i raduni o comunque cosa hanno fatto loro durante la loro giornata. Ok, quindi insomma, continuiamo, condividiamo idee, insomma, dobbiamo farci gli amici perché logicamente fanno parte del nostro club. Discuti degli interessi, sì, qua si devono alzare. Comunque è bello questo posto perché ha anche una parte di cinema, vedete, posso venire qua e vedere un film al cinema. Vabbè, a sto punto direi che Clara, credo se ne sia andata perché non la vedo più proprio. Vabbè, niente, non succede niente. Ah, con Mila abbiamo una buona relazione. Dai, allora continuiamo. Facciamo, chiedi della sua giornata. Ma com'è vestita? Che pantaloni ha? Altre scelte, facciamo discuti degli interessi. È arrivato il cibo! Oh, finalmente sono le 3, riusciamo a mangiare. Che bello, dai, ci sediamo tutti insieme, ragazzi, vi prego, siediti insieme. Dov'è finita, Clara? Dai, che sei qui, vieni a mangiare. Forse eccola qua che sta arrivando. Forse era andata a prendersi qualcosa da bere fuori al bar. Ok, facciamo buffo, raccontiamo una storia buffa. Perfetto. Oh, lei adora, guardate. Adora il cibo che ha. Perfetto, facciamo amichevole ancora. E vediamo, vediamo. Complimento sincero. Anche Ugo, non so perché sia flirtante Mila. Spero non con noi. Amichevole. Discuti degli interessi ancora, Luca. The season, va bene. No, non posso. Mamma mia, Luca ci sta assillando con queste uscite. Vediamo del club, chiediamole. Discuti di come il leader si sente. Discuti delle impressioni. Questo non l'ho mai fatto. E proviamo, visto che è leader lei. Vediamo sempre con lui club. Imposta l'atmosfera del club ispirata. Ok, non so bene come non so bene cosa pensare del club. Pensi che alla gente piaccia la direzione che ha preso? Ma io credo proprio di sì. Dove stai andando, Jessica? Ma dove stai andando? Ma sta prendendo appunti? Prendi appunti, ma di cosa? Del cibo? Non lo so, non capisco. Cos'è successo? Dai, ok, lei è andata in bagno. Romantico intanto, chiediamo se sono single loro, magari sono sposati.
Ah, lui non si può chiedere perché giustamente è è un adolescente, quindi non possiamo instaurare relazioni. Discuti però degli interessi, dai. Dai, fisso, le 5, stai ancora mangiando. Mila è un po' stordita. Ok, Mila è single. Ok, amichevole. No, chiediamo anche a lei del club, visto che non c'è. Clara, loda il leader, parla. Ok, appunto, è tornata, quindi lodiamo il leader. E lodiamo il leader anche lei, visto che lei è il leader. Ah no, ok, non si può fare. Parla del club, forte dei forti, sì, dai, parla del club. Come non hai mai frequentato Clara, ce l'hai qua di fianco. Dai. Ma vabbè. Va bene. Ok, questo fogliettino delle monetine. Abbiamo trovato dei soldi? Non ho ancora partecipato a un raduno del club, quindi non posso dire molto su Marcus Flex, che è qua di fianco. Va bene. Ok, fantastico. Ok, parliamo di... No, visualizza i club. Va bene, ci dirà che club fa parte. E poi imposta l'atmosfera. L'atmosfera felice ispirata l'abbiamo già fatto. Comincia il leader a dimettersi. No, no. Discuti di come si sente... Ok, discuti delle impressioni. Ok, qua ci fa vedere. Ok, club di cui fa parte. Ok. Perfetto. Però vedo che comunque abbiamo una bassa relazione con Ugo e Clara. Ancora Luca? Perché il festival dell'idillio ci vuol portare? Ho sentito che le magliette del festival sono meravigliose, andiamo al festival a comprarne una. No, sono ancora al raduno! È già 3 volte che ci scrive. Perché? Descrivi la nuova idea. Vabbè, è quello che ci ha detto prima. Va bene, fantastico. Chiediamo se ha dei bambini. Mila se n'è andata, vabbè. Possiamo già, facciamo così, termine, paga il conto a sto punto. Comunque domani a casa dobbiamo solo preparare delle bevande o dei piatti quando si è ispirati. Sì, Mila è andata proprio al bar. Ok, abbiamo scoperto che è genitore. Vediamo di ordinare una bevanda per il gruppo. Mamma mia, i soldi qua calano in un modo imbarazzante. Quello che costa meno cos'è? Questo, bevanda effervescente. C'è una roba molto blanda. Una roba molto blanda, veramente. Cioè. Sì, ma devi andare fuori. Devi andare fuori, dai. No, no, non voglio stare nella fama. Vabbè, succede niente. Ok, venite qua fuori, grazie. Perfetto. Lamentatisi del lavoro che fare il capolavapiatti non è chissà che cosa. Vediamo loro che cosa fanno. È cuoca. Mentre Mila, anche lei è cuoca, infatti parla del lavoro che sta facendo lei, che è proprio, non mi piace. Eccole qua le luci. Infatti parla del suo lavoro, dice, ah, il lavoro proprio mi sta stressando perché, insomma, non piace molto. E infatti lei dirà, ma sì, tranquilla adesso, quando arriverai a diventare una cuoca a tutti gli effetti, vedrai che ti sbizzarrirai a creare nuovi piatti. Insomma, perfetto, allora sono le 9, direi che possiamo terminare il raduno. Ottimo, abbiamo racimolato un po' di punti, le relazioni sono andate su un pochino, però direi che ora possiamo tornare a casa. E qua, mamma mia, c'è tutto sporco. Sì, insomma, diciamo che esatto, manca proprio lei che ha cura a lavare i piatti e manca proprio lei, infatti gliel'ha detto. Ok, cioè secondo Jessica spera che insomma sia andato tutto bene questa uscita con i suoi amici. Ordina un'altra bevanda. Ordiniamo no, dai, un dolce speziato. Infatti dice: speriamo sia andata bene questa uscita con i miei nuovi amici facenti parte del club. Li ho portati nel mio luogo di lavoro sperando insomma che
siano stati bene. Purtroppo il servizio era un po' calato sul fatto di ripulire e ovviamente mancava lei. Logicamente, come lavapiatti, mancava lei. E niente, dai, sta qua sorseggiando la sua bevanda. Dopodiché possiamo tornarci a casa, tanto siamo qua vicino. Domani, insomma, domenica ci rilasseremo un pochetto e poi dopo lunedì riprenderà con il lavoro. Perfetto, sono le 11, quasi e mezza, non ha molto sonno, quindi direi che puoi fartela proprio con calma questa doccia. Devi anche mangiare. No, cosa è successo? Per la nausea? No, cosa è successo? Ah, perché ha bevuto troppo. Eh sì, vedete? No, ha bevuto troppo. No, vabbè, dai. Facciamo che la mandiamo a dormire e poi farà una bella colazione domani mattina. E vediamo se a sto punto Luca ci chiederà ancora di uscire, perché oggi ci ha chiesto 3 volte di uscire. Vediamo se anche domani sarà contento oppure, visto che ha ricevuto dei 3 no consecutivi, magari non ci chiederà più di uscire. Perfetto, dai, allora, visto che va a letto, va a dormire a mezzanotte, direi che ci sta. Ci vediamo poi domani mattina. Oh, si è alzata Jessica molto molto tesa. Per via di che cosa? Non capisco. Vieni qua intanto e prepara un pranzo. Fai colazione con delle frittelle. Perché è molto tesa? Ah, perché è sobria e si deve calmare. Vabbè, dai, adesso prepari da mangiare, a te che piace. Prepari un po' da mangiare, anzi, ti prepari la colazione e direi che. Sì, ma tranquilla, non ti agitare, dai. Stai tranquilla, rilassati, ti prego, rilassati. Se no, viene male questa frittella, questi pancake vengono malissimo. Dai. Ok, facciamo anche la nostra bellissima colazione, dopodiché vediamo se qua c'è da raccogliere. Ah, ed è a disagio, sì, è molto tesa, quindi non lo fa. Va bene, anche livello 4 di cucina, ha imparato le ricette degli spaghetti e della torta di fragole. Bene, bene. Ok. Dai, vieni pure a mangiare, bravissima. Ormai quello è il tuo posto e ti siedi sempre lì. E vediamo a sto punto se il nostro buon Luca ha voglia di fare qualcosa oggi, perché ieri era veramente, non so che di euforia, ogni volta ci chiamava. Gli mandiamo un bel messaggino, visto che è qua di fianco, e dai, tra poco torna normale. Perfetto, dai, ripulisci il tutto e visto che hai bisogno di divertimento, vediamo se oggi domenica c'è qualcosa da fare in giro per la città, che così magari tiriamo su il divertimento. Vediamo se riusciamo qua. Ok, raccogliamo tutto, anzi stavolta vendiamo tutto, che abbiamo bisogno di soldi, visto che comunque ce li abbiamo in frigorifero. Vediamo, perfetto, bene così, bene così. Ok, mettiamoci a guardare il canale culinario. Da brava cuoca, insomma, ci sta. Ok, qua non è arrivato niente. Vediamo se oggi appunto. Ah, però mi tira sul divertimento. No, non volevo. Ok, dai, allora lavati i denti. Vai in bagno, lavati i denti e vediamo se Luca ci chiamerà o ci verrà a suonare al campanello, se no ci andiamo noi. Ah, è vero, interessante. Vediamo se ci chiede Luca di uscire o qualcun altro. Se no, chiediamo noi. Ecco, no, Mila, mi dispiace, ma no, ci siamo visti ieri. Vediamo se riusciamo ad andarci con qualcun altro. Ok, abbiamo sempre le banane, però vorrei cambiarti di abito, cambiati. E vediamo cosa possiamo mettere. Fa freddino fuori, però non più di tanto. Direi che questi secondo me vanno benissimo. A sto punto possiamo chiedere al nostro buon Luca se ha voglia di uscire. Quindi raggiungiamo il mercato, così giusto per fare un giro, raggiungi il mercato delle pulci con Luca. Caspiterina, piove!
Piove, perché hai l'ombrello nero? Non te ne avevo selezionato uno? No, c'è uno spoilerone! Guardate chi c'è! Il nostro Andrew! Vabbè, dai. Lasciamolo stare. E c'è anche Judith. Ciao, Judith. E mamma mia, pullula di celebrità qua, eh? Ma cos'è? Ah, comunque ci sono anche Clara, Mila e... No, Ugo forse no. Ma c'è anche Thorn Bailey. No, beh, vabbè. Noi siamo venuti qua con Luca, quindi godiamoci la sua compagnia. A sto punto però piove. Che sfortuna proprio. Vediamo, noi non abbiamo soldi. Vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa. Mamma mia, che pancia ha messo su Andrew. Vediamo se sì, piove a dirotto, però oh ragazzi, noi abbiamo il nostro magnifico impermeabile. Voglio vedere questo impermeabile. Eccolo qua. Ma basta, basta, chiacchiera con Luca. No, stupendo. Una, voglio fare una foto. Ma è stupenda, ragazzi, è bellissimo con l'impermeabile, dai. Ma se io chiudo l'ombrello, scusate, chiudi l'ombrello, noi siamo con l'impermeabile, in teoria non dovremmo bagnarci, no? In teoria. Però, vediamo se qua c'è qualcosa, no? Qua è per lavare i denti. Va bene, allora spostiamoci, vediamo se troviamo qualcosa di interessante per la nostra casa, ma qua secondo me hanno dei prezzi esatto molto alti. Questa conversazione è piacevole. Per il divertimento potreste soffiare un po' le bolle, dai. Siediti e prova insieme. Ha scoperto che è attivo? Abbiamo scoperto tutti i tratti. Beh, logicamente è atleta, è attivo. No, fantastico sto coso. No, ma perché è bagnata? Scusate, ma l'impermeabile? Pensavo funzionasse l'impermeabile. Credevo sì, funzionasse meglio. Cioè, un impermeabile in teoria non ti dovresti bagnare, invece, cioè, è proprio bagnata. Boh, vabbè. No, lui non adora questo soffiatore di bolle. Come mai? Oddio! Oddio, gli è andato un po' di traverso. Dai, ti prego, brava. Provalo te, vediamo cosa succede. Oddio, anche lei! È stata malissimo. No, infatti, no, mi sa che non approva. E allora basta. No, 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 via, 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 via. Non approvate. E quindi niente, vediamo. Torna, è capace di suonare qualcosa? Cantare, forse? Vabbè. Qua che è successo? È appunto nuvoloso? Cos'è stato? Oddio, ci vedo un po' annebbiato. Speriamo di no. Ah, vediamo qua qualcosa di interessante. No, sono tutte luci da scrivania, ma direi che no. Allora potreste venire qua e giocare su Trapiaggio insieme, dai. Fai una doccia? Direi di no, però vai qui insieme. Vediamo se riuscite a... Però giocare su Trapiaggio insieme mi sa che non lo fa fare. No, forse no. Dai, ma perché bagnata? Ma non si può, dai. Ma perché? Cioè, l'impermeabile è fatto apposta? Non ci credo, cioè, vabbè. Vabbè, dai, lanciamo anche una moneta di buon auspicio. Così, non... Così, le è venuta... Oh, le è venuta voglia di lanciare una moneta. A questo punto lanciamo sta moneta. Brava. Olle. Una moneta ben augurale. No, grazie, non mi interessa. Ah, dai, guardiamo insieme. Guarda l'esibizione insieme di Thorn. Vediamo se è bravo oppure no. Intanto vedo che è qua Luca. Spettegolassi dai sugli altri vicini e discuti dei cambi del quartiere. Ok, lamentati sì della pioggia, però qua, sia qua in città che a Windenburg è inevitabile.
Poi, ah, romantico. Chiediamo di stare single, perché comunque dai, abbiamo una relazione abbastanza su e scopriamo se è single oppure no. Il che ci sta, eh? Ci sta tutta. Rallegriamo. Ha preso che è single. Ok. Abbiamo nell'inventario del cibo. Ah, sì, la banana. Ok. Dai, sul buffo, così tiriamo su il divertimento. Racconta una barzelletta sui cirripedi. E vediamo, vediamo. Sempre buffo. Facciamo sì delle facce buffe, dai. Sballo sotto la pioggia. Jessica è bagnata fradicio, ma si sta divertendo un mondo. Ma perché? Grande carica per la socializzazione. Wow. Ok. Amichevole, però vedo che sì, dai, il divertimento pian pianino va su. Chiediamo di altri sim. Chiediamo. Paolo, dai, che mi sa che fa parte del suo club dei Forte dei Forti. E insomma, gli chiediamo cos'è. Cioè, cos'è, scusate, com'è più che altro. Ah, è diventato buon amico addirittura. Ah, fantastico. Vediamo com'è. Fai un discorso esortativo. Non ho avuto il piacere di conoscere Paolo. Vabbè, si vede che non vi siete conosciuti ancora ad un raduno. Parla, sì, della cucina, fagli capire, insomma, che hai un ottimo rapporto, un'ottima relazione con gli ingredienti, tutto ciò che riguarda la cucina. E infatti gli dirà che lavora per la taverna, o comunque era, sì, taverna, o non lo so. Ok, abbiamo imparato, va bene, un nuovo tipo di pesce. Ok, chiedi di convivere addirittura, no? Capisco che siate buoni amici, però insomma vorrei che diventassi amici, amica anche di altri, perché non puoi diventare amica solo di un sim e basta. Ok, va bene, dai, allora, visto che sono già le 4 del pomeriggio, lo lasciamo andare, quindi sciogliamo il gruppo, ce ne torniamo a casa. Pensavo che il divertimento andasse su, ma effettivamente no. Magari guarderemo un po' il canale culinario. Ok, siamo arrivati a casa, quindi ci cambiamo di abito, ci mettiamo quelli, insomma, da stare in casa. E veniamo qui e ci guardiamo appunto il canale culinario. Benissimo, domani lavoro dalle 9:17. Va benissimo così. Ok, vediamo se il divertimento va su. E la socialità, ragazzi, è al massimo, perfetto. Vorrei vedere, sì, esatto, di sviluppare un po' la relazione con Clara e Mila. Magari arrivare prima con Mila, visto che siamo leggermente più avanti, e Clara. Però vediamo. Ah, il coniuge è Bjorn. Va bene, allora direi che per questo episodio è tutto. Intanto che lei continua e finisce di mangiare. Dai, abbiamo visto, abbiamo fatto finalmente questa uscita con il club e siamo andati al ristorante dove lavora lei e insomma ha conosciuto questi nuovi personaggi, questi nuovi sim e ovviamente siamo all'inizio, quindi li conosce ancora poco e quindi lei insomma deve comunque stringere amicizia almeno con Clara e Mila perché comunque sono sue coetanee o comunque Mila è già più grande, sarà forse già un'adulta Mila e quindi insomma oddio che sguardo e quindi insomma abbiamo fatto questa uscita di gruppo, di club, ne faremo altre in futuro anche perché dobbiamo comunque portare sulle relazioni ma non è detto che possa uscire comunque con il singolo sim. Abbiamo una buona relazione con Luca, che è il nostro vicino, ed è insomma è buono avere una buona relazione, cioè è positivo avere una buona relazione con i nostri vicini. Anche lì dovremo conoscere gli altri vicini. Facciamo che scegliamo un ombrello nuovo perché quello nero, ragazzi, porta di una tristezza. E dunque per lei potremmo scegliere, visto che è abbastanza creativa, l'anguria, dai, a tema cibo. Sì, dai, l'anguria, troppo bella. Ok, nel frattempo si è anche messo a piovere, non riesce a prendere l'ombrello. Va bene, niente.
fa lo stesso, insomma, glielo farò prendere. Se, nel frattempo si è anche messo a piovere e quindi, insomma, domani andrà al lavoro anche presto forse, ma normale, dalle 9, dai. Continua a guardare, magari stavolta guardiamo i notiziari, dai, visto che sono le 8, è l'ora proprio delle notizie, dei notiziari, dei TG. Direi che per questo episodio allora ci possiamo fermare qua. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like, ad iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!